E mezzo. Buonasera, benvenuta Laura Boldrini, Presidente Buonasera. della Camera e candidata per Liberi e Uguali. Buonasera, Matteo Salvini, leader Buonasera. della Lega e candidato al Senato. I miei due ospiti, come ben sapete, sono due politici che non potrebbero essere più diversi tra di loro e in questi cinque anni sicuramente non si sono eh, risparmiati critiche anche molto aspre, ma hanno accettato. Questo confronto televisivo è il primo cosiddetto eh, duello o scontro, lo vedremo eh, subito in eh, televisione, speriamo anche che non sia eh, l'ultimo, anche se per la verità non tutti i leader politici sono eh, disponibili. Voi lo siete stati, quindi grazie subito dopo la pubblicità. Matteo Salvini, lei quando ha saputo che Laura Boldrini si sarebbe candidata ha commentato così. Voglio vedere chi ha lo stomaco di votare una incapace, una razzista come lei. Perché incapace e perché razzista? Giudizio pesante, poi decidono gli italiani il 4 marzo che sceglieranno fra Boldrini e Salvini. Incapace perché ha fatto parte di un Parlamento e di uno schieramento di sinistra che dal mio punto di vista ha penalizzato i pensionati ha penalizzato i risparmiatori, ha, ha ris penalizzato i giovani sempre più spesso costretti a scappare all'estero, ponendo estrema attenzione agli immigrati, non solo agli immigrati irregolari, ma anche ai finti profughi che sono sbarcati a migliaia, io ricordo i numeri eh, solo di pensioni eh, gli immigrati che non hanno mai versato una lira prendono un miliardo di euro all'anno, solo di sanità gli immigrati anche clandestini Costano agli italiani 11 miliardi di euro all'anno e i reati commessi ogni giorno da cittadini stranieri, purtroppo in Italia, sono 700, quindi vuol dire che oggi 700 cittadini si sono imbattuti in un cittadino straniero che ha commesso un reato. Questi dati di chi sono? Sono dati, ministero del ministero dell interno? Dell interno, sono dati del Ministero ecco. dell'Interno, sono dati del Viminale. E quindi, quindi... Questo per quanto riguarda Boldrini incapace e razzista? Razzista perché favorire un'immigrazione fuori controllo danneggia milioni di italiani vittime di reati, danneggia i lavoratori che si vedono diminuire tutele e stipendi per la concorrenza sleale di questa massa di disperati e danneggia soprattutto gli immigrati regolari e per bene, che sono in Italia, con i documenti, pagano le tasse, mandano i figli a scuola e mi dicono Salvini tieni duro, Salvini controlla i confini, perché altrimenti scoppia il caos. Quindi, secondo allora, me, non si è risolto neanche uno dei problemi che interessano davvero agli italiani. Laura Boldrini allora intanto io vorrei ringraziare Matteo Salvini. Perché lui mi ha buttato addosso un'onda di odio, eh? Negli ultimi due anni. Almeno negli ultimi due anni, ogni crimine commesso da un migrante lui ha fatto hashtag risorse boldriniane, come se, io, come se io avessi a che fare con i criminali. I criminali sono i criminali, non hanno nulla a che fare con me, ma questo ha sollevato un'onda terribile di odio verso di me e la mia famiglia. Al contempo, l'eterogenesi dei fini però, ha sollevato anche tanto affetto, tanta solidarietà, tanta partecipazione, per cui. Adesso le risorse salviniane a me entrano in cassa nel senso che questa campagna elettorale ecco, la stanno facendo tanti volontari hanno aperto, hanno aperto nella mia, nel mio sito una piattaforma per raccogliere risorse e stanno arrivando parecchie sottoscrizioni e lo devo a lui perché se lui non si fosse espresso così nei miei confronti non avesse usato questa cifra dell'odio evidentemente gli italiani non avrebbero non avuto mobilitati. verso di me la stessa attenzione quindi io dopo tutto nonostante non fosse la sua attenzione io la devo ringraziare perché lei. adesso queste risorse d d mi faranno lei. anche risparmiare in campagna elettorale Ecco. Bene. 30 secondi però ancora per rispondere nel merito dice 700 reati al giorno di commessi da immigrati clandestini sol... da st cittadini stranieri cittadini per stranieri. la maggior parte clandestini io ovviamente. dico questo che se una persona commette un reato ne deve rispondere davanti alla legge deve andare in carcere ne deve rispondere davanti alla legge, né più né meno. Io con i criminali non ho nulla a che vedere, ci mancherebbe altro che una donna delle istituzioni come me che ha rappresentato e rappresenta tuttora la Camera dei Deputati che ha lavorato 25 anni nelle istituzioni internazionali possa pensare che un criminale non è un criminale e debba girare liberamente. Questo è il cappottino che mi ha cucito Matteo Salvini ed altri addosso facendo pensare agli italiani una cosa falsa non ho mai detto tutti in Italia non ho mai detto vengano tutti e, e l'Italia è il paese del ben godi per tutti. Quindi Questo possiamo espellere mai... tutti i clandestini Questo... che ci sono in Italia lei è d'accordo, io vado al governo e spello i clandestini che ci sono in Italia, le, lei è d'accordo. Le domande le fa. Allora, visto che lei apre eh, la questione delle, dei rimpatri, eh, espulsioni-rimpatri, eh, Berlusconi ha detto eh, che lui ne rimpatrierà 600.000. 600 Maroni, che è il suo compagno di partito, sostiene che senza accordi con i paesi d'origine non è possibile neanche fare un rimpatrio. Allora, perché mi viene da chiedere, lei non racconta questa verità ai no, suoi elettori? No, hanno ragione tutti e due. Bisogna espellere i clandestini e sono contento che l'onorevole Boldrini sia d'accordo sul fatto che, il, che i clandestini no, vadano a sì, Ma come lo fate concretamente? Perché facendo degli punto... accordi o migliorando gli accordi che ci sono con i paesi a cui diamo soldi che in cambio ci mandano delinquenti. Penso alla Tunisia, da cui sono sbarcati nei primi giorni di quest'anno 800 non profughi perché non c'è la guerra in Tunisia ma delinquenti che sono usciti di galera noi alla Tunisia diamo dei soldi noi importiamo l'olio tunisino importiamo la frutta e la verdura però tunisino è però Ber Berlusconi che ha invitato i tunisini a venire <coughs> no, in Italia e che stiamo parlando dell'anno stato... del signore 2018 sì. quindi, quindi diciamo Salvini adesso... al governo fa un accordo con la Tunisia dicendo senti mi stai riempiendo d'olio mi stai riempiendo di arance, di frutta, e di verdura non puoi riempirmi anche i clandestini visto che li hai mandati tu perché sono usciti dalle tue galere te li riprendi si farà in cinque minuti? Evidentemente no. Però il problema degli ultimi anni è che, con 600.000 sbarchi di gente che non scappa dalla guerra, perché solo il 9% ha ottenuto lo status di rifugiato, vuol dire che noi stiamo mantenendo stasera in albergo, e magari ci guardano, 180.000 persone che in molti casi la guerra ce la stanno portando in Italia. Io voglio che i miei figli escano in casa tranquilli la sera. Ecco, però, stiamo sul Tutto rimpatrio. Qua? Perché. Eh... Quando i politici promettono, come Berlusconi, come Salvini, di rimpatriare mm -hmm. tutti gli immigrati clandestini, perché mm -hmm. non lo fate? Perché non allora, crede che sia una policy, una politica Io voglio ricordare fattibile. a tutti, in questo paese c'è una legge che regola la materia migratoria, si chiama Bossi, fini, non l'ha fatta nessun altro se non Bossi e fini. Quella legge è inadeguata, crea irregolarità. Poi, quando la Lega era al governo, disse con molto orgoglio che bisognava inserire il reato di clandestinità, anno certo. del signore 2009. Certo. Quel reato è stato un flop totale, perché da quel momento in poi gli arrivi via mare sono aumentati sistematicamente a dire che ci hanno rimesso solo le procure, che sono intasate di eh, carte che non servono a niente. La questione è gestita tutta dal centrodestra, due sanatori hanno fatto perché non riuscivano a fare quello che lui oggi dice di voler fare, un milione di persone irregolari sono state sanate con un nuovo permesso di soggiorno perché non riuscivano a rimandarli indietro. Adesso io dico se Salvini riesce a farlo, siccome io ritengo che chi non ha un permesso di soggiorno regolare dunque deve essere rimandato indietro perché non ha il titolo di soggiorno. Io però voglio capire, Salvini, lei come lo fa? Perché io 15 anni ho lavorato tra le questure, gli uffici immigrazione e i formulari per i rimpatri. Adesso voglio sapere da lei come lo fa questo, io perché lo vede molto Vede quando le persone non hanno un documento di identificazione, non basta dire di che paese si è. Ci deve essere l'autorità auto, consolare che va e dice "Sì, è vero, è mio, me lo prendo". Oggi le autorità consolari non lo fanno più questo esercizio perché non hanno interesse, in quanto non hanno quote legali di immigrazione, quindi non collaborano. Allora noi abbiamo accordi con quattro paesi, ma le persone che arrivano via mare vengono da molti altri paesi, quindi o si fa un'isola in mezzo al mare, si crea un'isola dove Salvini manda tutti gli irregolari perché altrimenti nessun Paese accetta di riprendersi persone eh che non come hanno i documenti. Il problema per questo lei. dico che i precedenti governi del centrodestra l'hanno risolto con le sanatorie, cioè regolarizzando tutti. Quello che io rimprovero al centro sinistra è che in questi cinque anni non hanno fatto una nuova legge sull'immigrazione perché mm. la bossi fini non funziona ma se non ne funziona è perché loro l'hanno voluta in modo tale da creare irregolarità perché sulla irregolarità c'è un'economia che si tiene in piedi va bene? E non ho mai sentito Salvini dire tolleranza zero verso chi sfrutta le persone nelle campagne, nell'edilizia verso chi riduce le ragazze in vittime di tratta, schiave del sesso non ho mai sentito dire tolleranza oh, forse zero forse lo dice stasera no. Salvini no. Ma spero che... La distrazione è ammessa, tanto che nella stessa legge Bossifini è previsto il sequestro degli appartamenti affittati da italiani agli immigrati irregolari, quindi più punitivo di così. Però mi incuriosisce questo atteggiamento della sinistra per cui qualunque cosa stia accadendo nel 2018 è colpa di Salvini, è colpa della Lega che non governa questo paese da, da sette anni. Ora avete avuto governo Monti, governo Letta, governo Renzi, avete. governo Gentiloni come... Sinistra, a disposizione per cambiare le cose. Eh, come espellono gli altri paesi? Mettendoli in aereo e facendo degli accordi con dei paesi da cui arrivano. Se la Svezia, che non è leghista, fascista, populista, la civile Svezia, ha preannunciato l'espulsione di 80.000 clandestini, 80 clandestini... O sono dei geni gli svedesi, sì, sì, oppure hanno racconto. lavorato. Aspetta, Quindi Salvini... Salvini fra un mese cosa fa al governo? No, 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 ma io arrivano, non voglio... Mi, mi permetta di finire il discorso no, perché le... voglio sì. spiegare cosa faccio fra un mese al governo. Sì. Arrivano dalla Nigeria, arrivano dalla Costa d'Avorio, sì, arrivano dalla Tunisia, dal Marocco, dal Bangladesh. Scusi, occorre Salvini. lavorare, occorre fare degli accordi con questi paesi ma... a cui l'Italia dà dei gran soldi per dire, amici miei, ve li riprendete altro paio di mani che è continuare a farne sbarcare centinaia di migliaia Salvini, non è mi possibile consenta. che l'Europa prenda l'Italia come un enorme campo profughi visto che noi paghiamo all'Europa 5 miliardi di euro all'anno, quindi in cinque anni io mi impegno a garantire agli italiani meno sbarchi, più espulsioni e più serenità questo allora, io vorrei, più serenità stanotte hanno stuprato una donna di 75 anni a Roma L'ennesima risorsa che è qua per pagarci le pensioni, in attesa di pagarci le pensioni, ha stuprato una 75enne. Sì. È un immigrato, un immigrato senegalese. Non penso sia né amico suo, né suo, né mio, no, 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 evidentemente, no. ma non no, doveva no, essere qua. No, come il nigeriano che ha ammazzato a Macerata, non doveva allora, essere qua. Allora, ecco, Macerata, allora, però, Boldrini... Però scusate, no, 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 no eh, una sola cosa. Queste sono parole, lui non mi ha risposto, non sono io titolata a far domande, davvero. è vero, è lei Gruber, ma non ha risposto, perché se non, ho, risposto? Se, se non hanno i documenti e non ci sono gli accordi no, no. bilaterali... I signori dicono da dove te... arrivano per no, stare in albergo, no. dicono arrivo dalla Nigeria, arrivo dalla Tunisia, Salve, mi chiamo Aziz, le, la, altrimenti la sicura, non potrebbero guardi, fare domanda la, di asilo politico, ti chiami Aziz, non scappi dalla alla guerra, alla torni a casa tua... Maroni che gli fa delle ripetizioni, Salvini l'Australia li mette su un'isola allora parlatevi Sicilia, con Maroni Sardegna, io voglio, voglio proprio, fare una domanda a Boldrini eh, l'avrebbero già fatto se fosse così semplice immagino di sì perché non credo che fatto. nessun governo nessuno l'ha fatto, eh. ci sarà un problema no. sapete perché non man, fatto? Eh. perché qualcuno ci guadagna dei soldi perché ci sono delle cooperative rosse che stanno non... facendo i miliardi di euro eh, di gente. queste, sono, rosse. queste sono le disfunzioni certo è vero però non l'hanno fatto perché non è come dice lei così facile altrimenti Boldrini, subito eh. dopo Macerata lei ha detto che Salvini è un cattivo maestro e dovrebbe scusarsi con gli italiani, visto che in questi anni non ha fatto altro che creare problemi generando paura e caos. È colpa di, eh, colpa Salvini, di Salvini se il fascio leghista eh, Traini ha sparato contro quel gruppo di neri? Mm. Intanto devo dire che la, la situazione nasce da una tragedia, cioè l'uccisione in modo terrificante di questa giovane Pamela io ho parlato con la madre di Pamela la quale ha usato parole di saggezza e ha detto che vuole giustizia non vendetta bene, e ci dà tutti una lezione di civiltà dopodiché che succede? questo Traini ritiene bene invece di fare il vendicatore allora lui, lui fa vendetta cioè lui vuole invece vendetta non giustizia va in giro, si arma già di odio è armato, prende pure una pistola va in giro e spara contro persone che non c'entrano niente, solo perché di pelle nera. Allora questo è un ma perché Salvini è un cattivo maestro? Perché, glielo dico, perché questa, questa azione è chiaramente un atto terroristico, è razzista. È colpa mia. Va bene? Ed è quindi non colpa sua. Il fatto che lei non si sia accorto che questo signore della Le Lega. militante. No. Lei vuole governare Fermetta, il paese, lei tutto, vuole però... controllare il nostro paese e portare sicurezza, sì, portare ma non può neanche controllare sì. i suoi, non sa neanche chi c'ha in casa, abbia pazienza. Questo era una persona che è stata espulsa da una palestra perché è violento, lei se l'è tenuto dentro, gli ha dato anche spazio, ci sono le foto in cui vi date il 5, dico, allora come fa lei a garantire sicurezza quando non garantisce neanche i suoi? Guardi. Lui è mosso dall'odio e Salvini... Io sono mosso dall'odio? So... No, Salvini è da anni che va fomentando lui ah, ringrazia deve ringraziare gli immigrati galline Io. dalle uova d'oro se non ci fossero i migranti in Italia la sua carriera politica su che cosa si baserebbe? Guardi, su Salvini. questo su questo <ride> su una busta arancione dell'Inps infame che ha una ragazza cieca diabetica e trapiantata di 40 anni dice che andrà in pensione nel 2047. Io non vedo l'ora di andare al governo e risolvere con le buone maniere, col sorriso, applicando le leggi il problema immigrazione, il problema campi rom, per passare alla vita vera, che è quella della legge Fornero, che sta rovinando gli italiani, che è quella degli spesometri, redditometri, studi di settore che stanno rovinando milioni di lavoratori nel privato. Voglio riformare la scuola perché non è possibile da papà che io legga che un papà a Foggia va a scuola e prende a pugni l'insegnante perché ha rimproverato suo figlio. Non è una buona scuola, questa è una pessima scuola. Quindi non vedo l'ora di affrontare la vita vera, avendo riportato un po' di serenità in Italia. Io non fomento odio, ho sentito mandante morale, criminale, de delinquente, disgraziato. Io i problemi li risolvo applicando la legge, non picchiando nessuno. Però, eh, onorevole Boldrini, il fatto che durante questi cinque anni. Durante i quali lei è stata in carica, il Parlamento si sia occupato di usoli, di cittadinanza per gli immigrati, non abbia, mosso un dito, non abbia mosso un dito per i terremotati italiani, per i disoccupati italiani, per i precari italiani. Secondo me è una forma di razzismo nei confronti di allora. chi le paga lo stipendio, allora. perché le pagano lo stipendio per difendere i diritti di 60 milioni di cittadini che vivono in Italia, fra cui ci sono immigrati regolari e per bene ma i clandestini che magari non lei, ma qualcuno che lavora di fianco lei, ha aiutato a sbarcare a frotte in questi anni, portano insicurezza, portano sì, scippi, allora... portano furti allora... e nota di cronaca, Laura un tema Modrini... che le sta particolarmente a cuore, almeno a parole, le donne. 1500 stupri all'anno commessi da cittadini stranieri, il 40%. Quindi è vero che c'è un allora, 60% aspetta, spedio, di italiani delinquenti. Ma non è un buon ordine. motivo per attrarre in Italia gli sfruttatori Allora devo del resto fare un po' di ordine, perché lei ha appena detto che questo governo non ha fatto niente per frenare gli sbarchi, in realtà gli sbarchi no. sono diminuiti, lo ricordo così perché sono dei dati statistici. Ha detto che questo governo non ha fatto niente per i pensionati, niente per i disoccupati, niente per le donne, niente per gli mm. controlli irregolari. Allora allora, questa Presidente della Camera, che secondo lei è la peggiore della storia, sì. le ricordo, Salvini, secondo che ha sì. fatto risparmiare allo Stato 350 milioni di euro. Beh. Tra questi, da questa somma, ne abbiamo mandati, due anni fa, 47. Ai terremotati, con un ordine del giorno approvato alla Camera e quest'anno 80 milioni alle popolazioni terremotate. Eh, sono ancora fuori di casa. So, D'accordo, ma la Camera non ha dimenticato i terremotati in nessuna forma, sia con i contributi e i soldi risparmiati e fatti risparmiare allo Stato, sia attraverso l'attenzione perché vengono alla Camera, c'è cioè ascolto. Dopodiché a lei eh, sfugge. Ma a casa non ce l'hanno. A lei suge una cosa che io non sono mai stata in maggioranza capisce io sono una Presidente di minoranza, una Presidente che non può rispondere di questo governo caro Salvini capisco che ma lei, lei fa la ma, Camera, io, io no. ma io non governo faccio la Presidente della Camera e la mia Camera. In questi anni, sotto appunto, la mia presidenza, ha risparmiato 350 milioni di euro. Abbiamo fatto una riforma delle retribuzioni dei dipendenti che ha fatto risparmiare 24 milioni di euro. Va bene? Abbiamo desecretato carte che non erano accessibili ai cittadini. Quindi questa Presidente ha fatto cose tangibili. Io non so lei, da Ma euro da che eh. cosa fa. Cosa A me dicono che sentono la sua mancanza in Commissione Commercio. Sento una sua mancanza perché vorrebbero averla più presente. Quindi, Salvini, non la mettiamo in questi termini, eh, perché veramente non ci sto. E no, calma. Allora, Saga. Salvini, eh, Dica. ovviamente la Boldrini non è una rappresentante del no. governo a Gli guida delle elezioni. No, non è una passante, diciamo, è la terza carica dello Stato che, volendo, qualcosina lo potrebbe fare. Che lo sicuramente fa... conta più di me. In queste ore, ecco, magari le chiedo un aiuto. Proprio in queste ore, a proposito di sicurezza, sì. Commissione Giustizia adesso arriva il Consiglio dei Ministri, quindi magari dia un colpo di telefono perché qualcosina magari lei conterà. Stanno approvando l'ennesimo eh, provvedimento svuota carceri. <coughs> Salva ladri. Se sei condannato a meno di quattro anni di pena definitiva, puoi essere spacciatore, puoi essere rapinatore, non vai in galera o ci esci. Secondo me non è saggio. In un momento di crisi sociale come questa, eh, invece di dare certezza della pena, far uscire di galera altri spacciatori? Per i nostri figli non è bello che uno che spacci venga arrestato e poi torni a spacciare davanti alla stessa scuola. Quindi, se lei è Presidente della Camera, un colpo di telefono magari lo può dare nessuno vuole mettere in libertà gli spacciatori e nessuno eh, vuole è. una società di spacciatori Salvini, né io né lei eh no, lo so, però eh, voi potete evitarlo io all'opposizione ancora per 15 giorni poi dal 5 marzo se cioè, anch'io sono all'opposizione io non, non so come farglielo capire più lei non ha i rudimenti per capire che io, rudimenti. ma che io non sono di maggioranza le sto no, spiegando capito, ma il Presidente della io Camera so alcune terzo, leggi avrebbe potuto discuterle quantomeno. la Presidente della Camera è terza, non vota ma lei oggi deve... è Presidente della Camera. Certo. È però già un Presidente della Camera che fa campagna elettorale. Essendo presidente della avevo... Camera è una cosa bizzarra. Ah, Io nei suoi panni mi sarei bella. dimesso, però è, è una scelta. Questo è bellissimo. Tutti bellissima. i miei predecessori lei, lei hanno mi fatto campagna elettorale terza. perché Lattimo. è una carica elettiva. Perché sì, sì. se non ci si ripresenta alle elezioni non si può entrare no, no, in Parlamento. Ma... Ed è il Parlamento che poi se elegge italiani, i presidenti di Camera e Senato. Perfetto. Salvini, questo è l'ABC proprio. È l'ABC, ma vedo che le sfugge. Eh, certo. Allora, Salvini, eh, lei durante un comizio. Eh... A un certo punto hanno portato sul palco, tanti, tanti spettatori ricorderanno, una bambola gonfiabile, credo al, chiedo alla regia di metterla in onda a tutto schermo, così vediamo. Ecco, la torse anch'io. E lei ha detto, ecco la sosia della Buldrini, Vuole chiedere scusa? Guardi, approfitto del fatto che è il mercoledì delle ceneri, mi dolgo e mi pento. Spargo il capo di quelle ceneri che domani in tante chiese italiane saranno usate per avviarsi alla Quaresima. Eh, ah, stasera. Stasera eh, faccio come lei, no, 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 così ci io capiamo per, meglio, per, per così, di così facciamo la, la nostra comunicazione donne posso dirle, non bambole gonfiabili. Oh, sì. Stasera eh, parliamo per cartelli. Le certo. posso dire però in termini molto concreti, perché le donne, la sicurezza e i diritti delle donne quindi, insomma, si possono difendere riparete, no, questa, a parole o coi fatti. Con i fatti vuol dire aver scelto come candidata della Lega l'avvocato Giulia Bongiorno, grazie alla quale è legge in Italia lo stalking, è reato lo stalking e quindi migliaia di donne si sono salvate dalla violenza. E in Regione Lombardia, stando all'attualità, e mando il più grande in bocca al lupo. A Nadia Toff e a tutti coloro che stanno combattendo questa battaglia, uh -huh. grazie a Regione Lombardia governata da quegli strani personaggi della Lega, ci sono 4.000 donne a cui è stata garantita una parrucca sotto costo per evitare i traumi del post operazione. Sempre in Regione Lombardia, dove governa la Lega, a 15.000 mamme è stato garantito l'asilo nido gratis per okay. i loro bimbi. Ultima notazione, sempre in Regione Lombardia, governata dalla Lega, e mi piacerebbe farlo per tutti gli italiani, a 20.000 genitori separati o divorziati, mamme e papà con dei figli a carico, è stato dato un contributo fino a 400 euro al mese per aiutare a crescere i loro bimbi. Secondo me le donne si aiutano così, non mettendo la A alla fine, e la sindaca, e la presidenta e l'assessora. Io, Io preferisco che la donna Aiuto, sia la aiutata in concreto, in concreto, con <ride> la... fatti concreti allora... e mettendo in galera gli stupratori ecco. fino Buon alla bene. fine dei loro giorni. Allora... Lei invece li vuole fuori gli stupratori? Fuori, certo. tutti direi. a casa no, perché perché mia, come sennò, fanno i suoi capiamo. sindaci? No? I sindaci della Lega, molto istituzionali, dicono che gli stupratori devono venire a casa mia, così eh certo, mi ritorna. Ma i sindaci della Lega non hanno altro che un parso di stupratori. Mi... Eh, Camiciotoli, Camiciotoli Boldrini. non è un sindaco Vabbè. della Lega. Così mi ritorna il sorriso. Leggere il concetto. Allora, quando si parla così delle avversarie politiche, io l'ho visto quando lavoravo in Africa, l'ho visto in Ruanda, in Burundi, in Bosnia, quando l'avversaria politica diventa soggetto da stuprare. Lo stupro sulla base dell'appartenenza politica è intollerabile un in un paese democratico. Un quello che hanno fatto i nigeriani a Marcellata. o quello, è quello che state crimine, importando è un crimine, voi in Italia. Il, in cultura... Ma non c'è bisogno di importarlo. I suoi sindaci mi augurano di avere gli, eh, stipratori... gli stupratori a casa mia. Capisciotto, ho detto il la... nome. Mi arrendo, eh, non so non cosa fare. No, se domani piove è colpa eh, la... di Salvini. No, domani realtà... sono a Palermo, probabilmente cioè, piove è colpa un di, di Salvini. Era un non le dista, no, no. rispetta le mie sto... in questo modo. Se, sto... se lei espone una bambola gonfiabile, sto poi sto pensa che gli uomini e i suoi militanti avranno rispetto di me? Se lei mi espone come una bambola gonfiabile, avranno rispetto delle donne? Le donne non sono bambole gonfiabili, Salvini. Chiaro, lei così non fa che Ma fomentare pensa... rabbia contro le donne, senso di oggettivazione delle donne. Le donne che orgogliosamente ho candidato, i sindaci della Lega che ho orgogli orgogliosamente candidato, mi chiedono ospedali che funzionano, mezzi pubblici sicuri, eh mi chiedono asili nido gratuiti, mi chiedono di andare in pensione prima dei 67 anni e sulla legge Fornero avete compiuto disastri avete ancora? perché molte donne ma non ci rende conto, eh, non so più come spiegare. Posso dire che io sono all'opposizione, purtroppo. No, chieda la, la da Bodrini, aspetta, ma ancora Perfetto. non ci rendi conto, io eh, l'ho spiegato tre volte. Anno. No, Anno. scusi Boldrini. Anno. No, aspetta. Il allora, governo della Lega non aveva una donna deputata. Posso, va bene? Per signora, cui io dico ci tiene molto alla radice. Lei, posso chiedere. Scusi Boldrini, no, volevo solo eh, chiedere perché prego. sennò è inutile esatto. fare questo dibattito. Lei continua a prendere la Boldrini per un membro del governo Renzi no, e non è così. Mi scusi. Sull'età pensionabile, no, lei che idea parlate. ha, Boldrini? Sull'età pensionabile, io penso che noi si debba. Considerare la media europea, va bene? Che e è 67 è troppo. È troppo, ma poi bisogna anche capire che tipo di lavoro si fa. Non tutti i lavori sono uguali. Ci sono dei lavori usuranti ed è giusto che per quei lavori si finisca prima no, di lavorare. Per Beh. quello che riguarda la Lega e Salvini, se va al governo, l'impegno è 41 anni di contributi o quota 100 di sommatoria fra età anagrafica e contributi versati. Perché ci sono donne che vorrebbero tornare a fare le mamme e le nonne. Questo è il mio interesse, non litigare con nessuno non mi interessa, voglio governare sono questo paese sono anche donne che non vogliono andare in pensione no, lo ricordo per perché carità. qui eh, però, come sono una donna io, No, ma se lei eh, desidera, no, ha un bel lavoro niente, che no, le piace capito, può andare avanti perché, a lavorare fino a 90 anni e glielo ho auguro, ho ma ci sono delle infermiere con la schiena spezzata certo. che non possono andare in ospedale infatti a 66 anni infatti ci sono i lavori anni. misuranti che consentono di andare in pensione prima adesso però vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro sì. perché abbiamo parlato molto di immigrazione e ovviamente i problemi legati all'immigrazione non è che saranno eh, risolti, finiti con eh, il voto e dopo le elezioni. Sentite Paolo Pagliato. Nel 1950 gli abitanti della Nigeria erano 38 milioni, l'1,5% della popolazione mondiale. Oggi i nigeriani sono 182 milioni, il 2,5% del totale. Ma secondo le previsioni delle Nazioni Unite la popolazione della Nigeria è destinata a crescere ancora di molto fino a raggiungere i 263 milioni di persone nel 2030 e i 752 milioni – una cifra impressionante – nel 2100. Se le proiezioni dovessero rivelarsi anche solo vagamente corrette, all'inizio del prossimo secolo la popolazione della Nigeria rappresenterebbe il 6,7% della popolazione globale, dunque più del Nord America, più dell'Europa, più della somma di America Latina e Caraibi. Nel 1950 la popolazione italiana si aggirava intorno ai 47 milioni di persone, l'1,9% del totale globale e dunque più della Nigeria. Oggi siamo circa 60 milioni e come percentuale della popolazione globale siamo scesi allo 0,8. Se ci basiamo sulle proiezioni delle Nazioni Unite, la popolazione italiana potrebbe rimanere stabile fino al 2050, ma prescindere poi entro il 2100 a circa 50 milioni, equivalenti al solo 0,4% del totale globale. L'economista britannico Stephen Daryl King paragona i diversi probabili destini di Nigeria e Italia per raccontare il cataclisma demografico da cui è atteso il pianeta nei prossimi decenni e per spiegare perché nel dopoguerra e per molti anni la globalizzazione sia stata la via verso una ricchezza crescente, mentre ora sta diventando una sorta di maledizione. Lo fa in un libro intitolato Il Mondo Nuovo, da poco arrivato anche nelle nostre librerie grazie all'editore Franco Angeli. L'idea di fondo è che si potrà salvare la democrazia solo con un compromesso tra i vantaggi dell'apertura e i benefici della sovranità, compresa quella monetaria, e anche rinunciando alle narrazioni politiche fatte di noi e di loro, sostituite dalla ricerca di alleanze e integrazioni che per l'Italia significano semplicemente più Europa. Matteo eh, Salvini, eh, finora lei, Berlusconi e Giorgia Meloni non avete fatto alcuna iniziativa elettorale insieme. Prima del 4 marzo vi vedremo insieme? Ma guardi, abbiamo firmato un programma comune da offrire agli italiani che parla di riforma dei trattati europei, che parla di riforma della scuola e della politica. Sì, sì, ma a parte il programma comune, non avete fatto iniziative comuni. Le farete prima del 4 marzo? Io sarò a Milano, in piazza Duomo. Sabato 24 febbraio alle ore 15, per una manifestazione, spero che nessuno si offenda, che ha un chiaro obiettivo che è prima gli italiani. Attenzione, noi abbiamo candidato nelle liste della Lega il responsabile di dell immigrazione della Lega che è nigeriano, che è un imprenditore che è arrivato dalla Nigeria con i documenti regolari, ha studiato, adesso ha aperto un'azienda e vuole semplicemente porre dei limiti, delle regole, dei controlli. E quindi spero che in quella piazza ci siano tante mamme e papà italiani, e anche immigrati regolari e per bene, che vogliono che l'Italia sia un paese un pochino serio, con diritti e doveri, perché molti immigrati il concetto dovere non lo concepiscono. Però, però scusate, parliamo sempre solo di migranti, ma no. vedi che è un'ossessione. Ma non si può parlare ad esempio del problema della denatalità. Abbiamo visto in Nigeria c'è il problema contrario, cioè loro cresceranno così tanto che saranno il terzo Molto paese volentieri. dopo la Cina e dopo mm. l'India. Salvini si ostina a continuare a parlare di migranti. Parliamo del problema della denatalità e cosa in Italia. Allora fare? io penso che bisogna Volentine. affrontare il tema del fatto che da noi, appunto il segno meno, oramai è 180 cioè più i decessi che le nascite noi lo dobbiamo affrontare con il lavoro il lavoro che è la grande questione del nostro paese, perché oggi i ragazzi hanno lavoretti che non gli consentono di farsi una vita, quindi per me più investimenti pubblici più investimenti privati nei settori dove appunto si può produrre lavoro buono, però non lavoretti non Amazon, no Jobs on Call che non portano niente e non fanno una vita, quindi io farò come prima provvedimento se sarò eletta, un piano nazionale per l'occupazione e l'imprenditoria femminile perché questo è il punto: se le donne lavorano, il PIL aumenta, la produttività aumenta e anche la natalità perché le donne si sentono più sicure di fare figli e questa sciarpa, questa sciarpa sta a intendere il mio impegno sul, per le donne perché questa sciarpa, Salvini. Il 25 novembre scorso mi è stata donata. Dopo che io ho invitato 1400 donne di tutta Italia, era la giornata contro la violenza sulle donne, e qualcuno me l'ha lasciata lì. Allora, quella giornata le donne hanno parlato della violenza, ma della loro capacità di riscattarsi in diretta televisiva, e io ho preso l'impegno di continuare. Quello che ho fatto in questi cinque anni e di portarla avanti. Bene, su questo siamo contenti perché io sono una donna e quindi sono molto felice se viene fatto qualche cosa per noi. Um, ultimissima domanda alla Boldrini: siccome Renzi ha detto qui uh, da noi che un voto dato a lei, uh, liberi uguali, è un voto che finisce a Salvini, allora, Sta aiutando il suo avversario politico. Mm, io penso che abbia le idee un po' confuse, perché secondo me aiuta, uh, aiuta la destra chi fa da sinistra politiche che sono molto più vicina alla destra che alla sinistra. Quindi dire che eh, noi di Libero Uguale aiutiamo la destra è proprio una confusione totale. Eh, credo che appunto noi invece diamo la possibilità a chi è deluso dalle politiche del PD di votare e anche a chi ha votato 5 Stelle turandosi il naso di dire adesso c'è una forza che si concentra sulle disuguaglianze, sul lavoro, sui diritti delle donne, sul clima e cambiamento climatico, l'ambiente, tutti i temi purtroppo di cui si parla sempre troppo poco, perché la discussione è monopolizzata da questa ossessione della migrazione. Allora, eh, eh, Salvini, no, 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 aspetti, le voglio, siamo proprio in chiusura, no, voglio, capito, chiedere, no, voglio, chiedere, no, voglio chiedere, no, non vedo l'ora di occuparmi di altro, sì, avendo lei, risolto sì, finalmente no, i problemi no, 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 su cui la, qualcuno campa politicamente, no, spiegato, quindi devo, limitando l'immigrazione, vorrei chiudere. finalmente parlare di culle, da tornare Beh, oh, a riempire il ma che lei faccia eh. qualche cosa anche lei per le donne, noi siamo molto felici. Le voglio Beh, chiedere: vorrebbe pensa fare che per le donne possa fare qualcosa solo una donna? No. Se un presidente del no. Consiglio è in gamba, aiuta donne e uomini sì. in Italia. Io non credo alle quote, no, Beh, le donne non sono dei panda si dire da mettere nell'angolino d'acqua. Ma adesso non apriamo Infatti, questo dibattito. Ci sono deputati, ehm, ne Salvini, ne mi dica che augurio prossimo. vuole fare alla Boldrini? Ma di raccogliere quello che ha seminato, ma lo dico con la massima serenità. Eh, io sono convinto e quindi di raccogliere tutti i voti che gli italiani riterranno di darle per le sue pregevoli battaglie di questi anni, e sono due scelte di Italia diverse quella un po' confusa e rissosa gestita dal Presidente della Camera, con ruolo di terza dalla, carica dello Stato sono una donna, dalla. va bene, e dalla la Presidente, eh, eh, sì, mamma mia, va, sorrido perché la mia finisca. mamma mi dice sorridi che sei buona, ecco. oppure una visione della Lega. Che dove governa i problemi li risolve. Non con le parole ma con i fatti. Boldrini, lei che augurio vorrebbe fare al suo avversario? Salimini? Di liberarsi dall'ossessione migranti, di occuparsi un po' di più degli italiani? <ride> io. Perché, perché finora li ha trascurati, basta andare nella sua io. pagina Facebook la metà dei posti sono sui migranti. E, e io penso che gli italiani debbano invece eh, decidere tra due visioni del mondo completamente diverse. Certo. Chi lo vuole portare ai tempi della nonna, chiuso? Un, un paese chiuso e pauroso, come Salvini l'ha detto l'altro giorno, invece io dico guardiamo avanti il futuro, casa guardiamo casa avanti, futuro, paese leader per il cambiamento. Adesso la nonna e la quindi, E quindi questo è quello che io mi auguro. Che... Allora, eh, io faccio gli auguri naturalmente grazie. a entrambi, in bocca al lupo, grazie, grazie. Laura grazie Boldrini, mille. grazie Matteo Salvini. Grazie spettatrici e spettatori in linea adesso Giovanni Floris al suo di martedì e tra i vari ospiti ci sono Bersani, Di Battista, eh, Matteo Richetti e poi molti altri ospiti e noi come sempre ci vediamo domani 8:30 e, e avremo Brunetta. Arrivederci.